sono qui all'autodromo di Monza a sbirciare degli amici che fanno le prime prove libere del Time Attack. Poi domani ci sarà la gara. Adesso andiamo a scoprire che mezzi ci sono. Andiamo dai nostri amici di Monza Garage, che sicuramente avranno delle belle belle macchinine. SR8, logicamente Radical, dovreste conoscerla, che ho fatto il video dedicato a Cervesina. Nel caso vi lascio il link sotto. Poi sempre SR8 ma modello nuovo. Poi vediamo lì delle LMP3. Ce n'è un'altra lì che è sempre di Not Only Motorsport, di Luca Giovanelli. Ciao Luca. Poi c'è lei che è una Radical RXC. Anche con lei ci ho fatto un video con Jan tanto tempo fa, ma magari proveremo anche lei. E la cosa più impressionante è che questa macchina qua è targata con un motore 3500 biturbo che eroga circa 600 cavalli e fa i tempi praticamente uguali a una GT3 vera e propria da corsa, quindi spaventosa. E internamente diciamo che è un LMP1 stradale, perché vedete che c'è anche un freno a mano per l'uso stradale. Adesso vi lascio un minutino di onboard vero e proprio con Marcello, che è il proprietario dell'auto, e mi dicono che vada veramente forte. Speriamo, quindi. Speriamo. Vai. Logicamente non possono mancare BRS Motorsport e cambio corsa. Con Massimo qui, che è con la Ginetta, che proveremo un giorno. Eccola qua. E poi con lei, logicamente, col grande Samu. La 350Z del grande Morris, eccola qua, per poi arrivare alla grande Dallara stradale di Andrea. Giornata terminata e tornando a casa pensavo, ma se cambiassi qualcosa all'M2, magari i freni, magari le gomme, e facessi qualche tappa del Time Attack, sarebbe una cosa intelligente? Maglietta, mutanda, calze, jeans, lapo. Poi tutto l'occorrente per registrare questo video che dovrò fare, molto importante. Quindi tutti i supporti della GoPro ci sono. E tutte le batterie cariche, non si sa mai. Mac, così posso vedere tutto in live. Beauty case. E penso che per meno di 24 ore per girare un video molto importante sia abbastanza. Ciao Lapo. P O L L E N Z O. Sono appena arrivati in questa location stratosferica, esattamente a Pollenzo, ed è lui,
albergo dell'agenzia, se non erro, è stato girato anche un episodio di MasterChef. E questo che state vedendo ora è praticamente il backstage di un video che spero che voi abbiate già visto, di una presentazione di una macchina molto molto bella che tra poco vedrete. La presentazione ufficiale della prima volta che questa macchina viene usata per strada. Ve lo dico, la Ferrari Roma. Infatti devo ringraziare moltissimo Ferrari per questo invito qui e che dire, grazie mille Ferrari Roma. Macchina elegantissima. Ma adesso andiamo a provare. E adesso andiamo a ritirare il badge. Esattamente. Con il programma. Ok. Troverà anche in camera la welcome letter da parte di Jen Marshall. Grazie. Di nulla. E il badge. Cosa importante perché siamo nel 2020, devo spararle in testa. Sono giusto? Perfetto, giustissimi. Non capisco perché non abbia preso l'ascensore per colpa di Ale. Ciao a tutti. Lui è il ragazzo che monterà questo video qua, tutti i video, maggior parte dei video, qualche video. Sono io. Tra lui, Francesco, è uno dei due editors svelati. Adesso andiamo a vedere la stanza, come se è bella oppure no. Ho sbagliato. Eccolo. 222. Si farà così. Si farà così. Apriamo. Mettiamo la chiave. Perfetto. E andiamo a vedere la location. Come? Wow! E c'è anche una busta. Gentilissimo signor Leo. E poi per il ristorante, mi sa, per stasera. Anzi no, forse il briefing. E questo penso che sia il programma e l'invito, che ringrazio tantissimo Ferrari. Ho il piacere di darti il benvenuto all'albergo d'agenzia per International Media Test Drive della Ferrari Roma, che avrà la possibilità di guidare in anteprima nelle prossime ore. Qua c'è tutto il programma e grazie mille, Joan. E adesso tra pochissimi minuti andiamo a fare il briefing, dove ci illustreranno, ci faranno vedere un po' il tutto, e la cosa che mi fa più strano è che di solito queste cose le faccio io, perché per chi non lo sapesse sono stato istruttore per anni per Ferrari, quindi questi eventi qua tante volte sono stati fatti proprio da noi. E guardate che vista che ho dalla stanza, bellissimo. Vediamo se troviamo la location del briefing. Guardate che bello qua, guardate che bello, guardate dove mi trovo, guardate che location, guardate tutto, bellissimo. Purtroppo non vi ho potuto far vedere il briefing perché ci sono informazioni molto private, quindi Ferrari non mi ha fatto registrare, però nel video poi vedrete tutto, anzi il video è già uscito, quindi vi lascio il link qui sotto. Cena buonissima appena terminata e mi hanno appena fatto un regalo molto molto bello, questo Ferrari Roma disegnata a mano, che è quella che proveremo domani, di un colore, ve lo dico domani mattina. Buongiorno! Non è prestissimo, sono le 8, però ho un sonno, però ho anche tanta, tanta voglia di provare questa macchina, che anche se tanti di voi non piacerà tantissimo, a me piace. L'ho vista! Allora, tra 3 secondi la vedrete anche voi, però il video completo lo troverete qui sotto. Ragazzi, lei, Ferrari Roma, la nuova dolce vita della Ferrari. Ora vado a farmi un giro, vado a fare il video, quindi ciao!